Ok, andiamo in aula. Prendo la batteria perché mi sta finendo questo combustibile, la mia parola. Siamo messi in tarda, se no non abbiamo senza. Ok, quindi. Ce la mettiamo qua. Grazie. Ce la mettiamo qua. Ok, e siamo a posto. Allora, continuiamo, quindi non siamo nelle patenti A e B, ma siamo nelle patenti superiori. Guida professionale. Oh, questo l'avevamo finito? No, non mi ricordo se avevamo finito tutto. Eravamo già qui, no? Infatti, sì, perfetto. Quindi andiamo sempre. Volta per quanto riguarda non più i tempi, ma per quanto riguarda proprio l'apparecchiatura. Quindi è un argomento sempre per le patenti C e D, quindi cosa vedremo? Il cronotachigrafo, come funziona, come funziona, i vari simboli che abbiamo già visto, quindi quelli magari tanto sono gli stessi. Poi la differenza tra quello che è il cronotachigrafo analogico e quello digitale. Le carte tachigrafiche, quante sono e di che colore sono, e cosa succede in caso di furto delle carte tachigrafiche o di guasto d'apparecchio, come dobbiamo comportarci. Allora, per quanto riguarda il nostro. Così si vede un po' meglio. Mi metto lì, così non rompe tanto le scarpe. Allora, è obbligatorio per quale veicolo? Autobus a due porte NCC e fuori di linea. Ok, quindi esclusi quelli che fanno il percorso di linea urbana, perché ben detto non c'è l'obbligo di prendere 50 km. Infatti, autobus a servizio pubblico di linea superiore a 50 km. Autoveicolo di trasporto merci di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate, sia conto proprio quanto terzi, i trattori, non i trattori quelli che si usano in campagna, ma i trattori stradali, quelli che sono agganciati al semirimorchio, questo qui per intenderci, con velocità superiore a 40 km/h. E qui ce li fai vedere tutti. Quindi è la ripetizione di prima. Ok, quindi uso proprio su terzi del cronotachigrafo, quelli superiori a 3,5 tonnellate e anche i trattori superiori a una velocità di 40 km/h. Veicoli che sono esclusi, che troveremo poi nelle domande, sono esclusi. Veicolo di trasporto merci di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate, compreso il rimorchio. Via, non ha bisogno del cronotachigrafo. I carri attrezzi specializzati che operano entro un raggio di 100 km dalla propria base operativa, non c'è bisogno del cronotachigrafo. Gli autobus che effettuano servizi regolari di linea su percorsi inferiori a 50 km/h, sì, 50 km, quindi autobus urbani, tipo quelli della GDT. L'autobus che ad esempio va già a Sestri, che c'è un servizio di linea, in quel caso deve avere perché sono 100 km, ok? Quindi entro 50 km no, superiore sì. Poi altro in servizio di linea nazionale, internazionale, con capolinea distante al massimo 50 km dalla frontiera, con percorso non superiore a 100 km, se muniti di orario di servizio. In questo caso stiamo parlando dell'autobus che fanno il trasporto transfrontaliero per studenti o militari, che quindi vanno ad esempio da Torino a Modane, quindi è un trasporto oltre la frontiera, in questo caso 100 km, non hanno bisogno del cronotachigrafo. Poi, ancora, non hanno l'obbligo del cronotachigrafo tutti i veicoli dello Stato, quindi dell'esercito, della protezione civile, dei pompieri e quant'altro, quindi tutti quelli che non sono targati con una targa normale, ma hanno delle targhe specifiche, quindi la polizia, vigile del fuoco, esercito, carabinieri. Sono tutti veicoli che sono esenti dal cronotachigrafo, in più le ambulanze per il soccorso medico. Ora, le ambulanze quelle grosse, non queste più piccoline, perché qua non hanno, sono dei furgoni praticamente entro 3,5 quintali. 3,5 quintali. Allora, come può essere il nostro cronotachigrafo? Ce ne sono i due tipi. Quello analogico, che è il primo che è stato realizzato, quindi funzionava meccanicamente, era integrato dentro il contachilometri, ok? Quindi era un apparecchio che si utilizzava con dei dischi di carta appositi, segnalava chiaramente la velocità, effettivamente il tempo di guida, il tempo di riposo,
però non era elettronico, quindi era programmabile praticamente dall'autista, quindi era facilmente traroccabile. Infatti i dischi che si usavano venivano chiamati dischi volanti perché uno finito pigliava, lo buttava via dal finestrino, metteva un disco nuovo e tutto andava bene se non c'erano dei controlli. Quindi risultava che uno guidava anche più oro rispetto a quello che effettivamente è previsto. Ci sono ancora dei veicoli dotati ancora di questo dispositivo qui. Finché non hanno demolizione lo possono mantenere. Ok? Pertanto, i nostri cronocapelli, che adesso diciamo quelli digitali, c'è stata un'evoluzione, ce ne sono state tre evoluzioni sempre maggiori. Adesso gli ultimi addirittura sono in collegamento con come si chiama, i satelliti, Bluetooth, e quindi riescono a, la polizia riesce tramite un'applicazione che hanno loro a controllare effettivamente senza fermarmi. Quindi si mette dietro, collega la sua apparecchiatura, chiaramente non è un semplice telefonino, ma deve avere un'apparecchiatura apposta, al mio strumento. E senza fermarmi, seguendomi, riesce a controllare l'effettiva percorrenza di chilometri che ho fatto, tempi di guida e quant'altro. Allora, in riferimento al conducente, cosa serve? Tempi di guida, quindi quanto tempo effettivamente ho guidato, i tempi di disponibilità, se siamo in due, quindi chi è a fianco dell'autista e chi è a riposo, i tempi di riposo, quindi quando mi sono fermato, 45 minuti piuttosto che le 9 o le 11 ore. Tutti gli altri tempi, quindi tempi di impiego, manutenzione, quelle sono la pulizia o quant'altro, le interruzioni di guida dovute a incidente o dovute alla chiusura del traffico per motivi, diciamo, ostili. Per quanto riguarda il veicolo, invece, controllo i chilometri che io percorro da quando parto fino a quando mi fermo e la velocità. La velocità che deve essere chiaramente rispettare quello che sono i limiti massimi previsti. Ecco, una cosa importante per quanto riguarda la velocità, non, mentre prima la polizia dava delle multe se dalla stampa risultava che io avevo superato i limiti di velocità, la comunità europea, perché ci sono state chiaramente delle interferenze, perché il cronotachigrafo non è non viene, diciamo, utilizzato solo per controllare la velocità, quindi non è valida come strumento di controllo. Lo strumento di controllo della velocità deve essere proprio il laser o le telecamere. Quindi le multe adesso si possono contestare e vengono tolte, perché la Comunità Europea si è espressa appunto che le multe segnate qua non possono essere, cioè non devono essere pagate, ok? Mentre invece la polizia italiana, e il più grande successo con gli stranieri che qua al loro paese non venivano controllate la velocità sul cronotachigrafo e non venivano date le sanzioni. Qua in Italia venivano date le sanzioni, quindi chiaramente poi hanno contestato, la Comunità Europea in effetti ha dato ragione che la velocità segnata dal cronotachigrafo non può essere contabilizzata. Detto questo, andiamo avanti. I simboli, non li ripeto perché abbiamo visto ieri, sono sempre gli stessi, ok? Quindi non abbiamo necessità di ripetere, sono sempre le stesse cose. Vabbè, in più attenzione, ci sono quelli effettivamente dello strumento, quindi il posto del slot 1 dove mettere, ecco, i tempi di guida e quant'altro vengono sempre indicati nella slot 1. Nella slot 2 invece è, diciamo, il posto dove il secondo conducente deve mettere la propria tessera quando si viaggia in multipresenza. Però quando si cambiano conducenti, che il conducente 2 va alla guida, dobbiamo sostituire la tessera, cioè dobbiamo sostituire il posizionamento della tessera, perché è solamente la slot 1 che riceve tutti i dati e li registra. La slot 2 serve solamente per indicare che l'autista è a bordo del veicolo. Poi, diciamo, sul menu compaiono delle spie che suonano e mi danno degli avvisi se la carta è inserita bene, se è messa al contrario, se la stampante non funziona, se manca la carta, degli avvisi per scaricare i dati. Comunque, ci sono vari che detto, non rientrano nemmeno nel quiz, quindi possiamo vedere così velocemente, ma non è che dovrei studiare a memoria questi. Quelli che dovrei studiare a memoria sono quelli che abbiamo visto ieri, tempi di guida, riposo, disponibilità e altre mansioni. Officina, quella che c'è la polizia, il controllo della polizia e traghetto, quella sì, questi non vengono richiesti. Comunque,
Allora, quello analogico, abbiamo detto, era collocato nel tachigrafo, quello che mi segna la velocità. Vabbè, c'aveva un dispositivo di apertura, quindi questo si apriva. Vediamo se si vede aperto. Non si vede aperto. Vabbè, comunque, non è importante. Ok, era incenerato qua, quindi si apriva la parte superiore. Mettevo al suo interno il disco, che è questo qui, omologato per il tachigrafo chiaro. Che se ho un autobus il disco è diverso perché le velocità dell'autobus sono maggiori rispetto all'autocar. Poi devo mettere, chiaramente devo avere uno strumento che si chiama svana perché purtroppo non l'hanno fatto universale. Magari cambiava la sagoma di questo buco qui, quindi il disco di una casa costruttrice non andava bene sull'altra. Comunque è chiaro che io dovrò mettere dei dischi che sono omologati per il mio apparecchio se voglio che funzioni. Quindi sono omologati con omologazione CE, quindi non possono essere chiaramente taroccati, deve essere apposta su una targhetta al momento del montaggio, quindi chi mi effettua il montaggio, che sono o direttamente la casa costruttrice o l'officina autorizzata, al montaggio, quindi alla revisione, rilascerà appunto un certificato e mette una targhetta. Il montaggio e la riparazione possono essere effettuati solo da officine autorizzate della motorizzazione che provvedono a sigillare l'apparecchio. Questi sono i simboli invece che dobbiamo sempre ricordarci, che abbiamo visto ieri, che compaiono anche nel quiz. Quindi tempi di guida, tempo di riposo, di lavoro, quindi altri lavori escluso la guida e disponibilità. Il nostro disco che era di materiale cartaceo però termico, ok? Perché ci sono dei pennini che disegnano sopra e quindi doveva risultare anche leggibile dopo un certo periodo di tempo. Dobbiamo tenerne praticamente quelli di un mese sempre con noi, quindi devo avere almeno 28 più il giorno che sto lavorando sempre dietro, perché la polizia può fare dei controlli relativi anche ai giorni precedenti. Allora, all'inizio, quando io salgo sul mio veicolo al mattino, devo identificarmi, quindi nome e cognome nello spazio 1, luogo di partenza, quindi sarà Torino. Poi, sempre al mattino, metterò la data di inizio, quindi numero 4, metterò la targa del veicolo. Metterò i chilometri iniziali. Quando arrivo la sera, vado sul numero 3, metto il luogo di arrivo, quindi se è Torino, sono tornato a Torino, se sono un'altra città, metto un'altra città. Al numero 5, la data di fine viaggio, perché posso essere partito, penso, alle 8 di sera, ho viaggiato tutta la notte e sono arrivato il giorno dopo. Quindi metterò la data del giorno dopo, se il giorno dopo. Devo mettere i chilometri di partenza. Di arrivo, ok? E fare il totale dei chilometri percorsi. Poi, per quanto riguarda il disco, ha validità 24 ore, quindi finite, quando vado in pausa per dormire, chiaramente disporrò perché il corso d'archivio digitale nella parte bassa ha questi, diciamo, interruttori che mi permette di selezionare cosa effettivamente sto facendo, quindi sul volante per la guida, sul lettino per il riposo e la tonazione. Quindi arrivo la sera, lascio il disco sopra perché deve stare sopra se dormo, attenzione, se dormo sul camion deve rimanere sopra. Se invece non dormo sul camion, metterò sempre questo in tempo di riposo e il disco me lo tolgo. Segnalerò poi al mattino dopo con una penna dietro che effettivamente ho fatto il riposo. Se invece dormo sul camion, devo rimanere sul camion. Quindi ogni disco dotato di due facciate dove avvengono due tipi di registrazione. Quelle manuali, che è questa qua, ok? Effettuare il conducente nello spazio centrale anteriore o su quello centrale posteriore del disco. Quelle automatiche trascritte dai pennini dell'apparecchio sulla colonna esterna del disco. Quindi qua ci sono tre pennini, uno che segna la velocità, uno che segna effettivamente i tempi di guida, i tempi di riposo e le ore percorse. Sono omologati, possono essere di due tipi a seconda della velocità del veicolo, quindi per autobus o per autocar, quindi uno che va fino a 100 all'ora e l'altro che va fino a 90. Hanno una capacità di registrazione minima di 24 ore, devono garantire registrazioni leggibili per un anno. Una volta che è passato il mese, li raccolgo tutti e li do in ditta. La ditta li deve tenere per un anno perché sono soggetti a ispezione dall'Ispettorato del Lavoro, l'Ispettorato del Lavoro che controlla. La polizia si limita a controllare il mio lavoro nel mese. Okay?
Se ci sono dei dubbi, che quindi la polizia fa nel verbale, segnala che ci sono dei dubbi perché hanno riscontrato magari su autisti diversi, però della stessa ditta, delle anomalie sui tempi di guida, segnala questo all'ispettorato del lavoro. A quel punto l'ispettorato del lavoro mi viene a fare un'ispezione, controlla tutti i dischi di tutti i dipendenti per un anno. E lì sono poi dei problemi. Poi hanno una zona riservata all'indicazione, alla velocità, alle distanze, che sono queste qui. Velocità, distanze e velocità, distanze e velocità, distanze e vabbè, le indicazioni che sono riposo piuttosto che guida, piuttosto che attenzione. Il conducente deve utilizzare un foglio di registrazione per ciascun giorno in cui prende in consegna il veicolo. Poi, per quanto riguarda quello digitale, a un certo punto hanno detto: ma quello lì analogico chiaramente è una porcheria perché è facilmente taroccabile, quindi fanno anche dischi falsi. Realizziamo un dispositivo elettronico come un computer, quindi sia più difficile manomettere. Quindi la Comunità Europea ha modificato il regolamento della Comunità Europea, questo qui dell'85, con il nuovo del 98, entrambi relativi al cronotachigrafo. Ci sarà un decreto ministeriale 361 del 2003 che ha recepito in Italia la normativa della Comunità Europea del 98. In Italia è stato recepito, quindi ha fatto in modo che tutti i veicoli fossero dotati di un cronotachigrafo digitale dal 2003. Ed attribuito le competenze per la gestione dell'attività del cronotachigrafo digitale. Quindi sono responsabile per quanto riguarda il rilascio delle carte tachigrafiche e al controllo delle officine che effettuano la revisione delle Camere di Commercio. Mentre il MAP, il Ministero delle Attività Produttive, per l'omologazione dei dispositivi stessi. Quindi i veicoli immatricolati dal 1 maggio 2006 devono obbligatoriamente essere muniti del cronotachigrafo digitale, regolamento comunitario, beh, queste le date non è che ci importano tanto. Tutti i veicoli immatricolati fino al 30 aprile del 2006 possono ancora montare il cronotachigrafo analogico fino a che non si guasti in modo irreparabile. Camera di Commercio, allora, sono autorizzato a rilasciare le carte tachigrafiche, quindi io ho bisogno della carta tachigrafica, vado alla Camera di Commercio dove ho la residenza. Chiaramente avrei una patente superiore, non ho danno, cioè solo per la patente. Curano l'acquisizione di dati relativi al registro, quindi il registro delle imprese, chiaramente che ne fanno richiesta. Formano l'elenco di montatori, officine autorizzate alle riparazioni, quindi hanno l'elenco di tutte le officine che sono state autorizzate dalla motorizzazione, sia per il montaggio che anche per le revisioni, svolgono i compiti di aggiornamento e divulgazione anche mediante tecniche informatiche e telematiche connessi alla tenuta del registro e anche alla cura delle comunicazioni. Quindi quando c'è qualche variazione da parte della Comunità Europea sulla normativa, tutto, la Camera di Commercio li recepisce e informa tutte le ditte che hanno in dotazione la carta tachigrafica di quelle che sono le eventuali variazioni. Poi, accerta la conformità degli apparecchi di controllo, dei fogli di registrazione e delle carte tachigrafiche ai rispettivi modelli omologati, la rispondenza alle disposizioni regolamentari da quelle particolari fissate nel provvedimento di autorizzazione o di abilitazione delle apparecchiature metrologiche delle officine dei montatori autorizzati. Quindi le officine autorizzate per la revisione e la taratura di questi strumenti devono avere dei macchinari che sono anche lì omologati e sono tarati. Perché dato che la regolazione e la revisione viene fatta sullo sviluppo della ruota stessa, quindi misurano effettivamente il rotolamento della ruota per sistemare quello che è la velocità media. Questi macchinari per cui vengono utilizzati per la taratura devono essere anche loro omologati. La Camera di Commercio controlla anche qui, fa delle ispezioni per vedere se sono ancora precisi o hanno degli scarti. Poi la regolarità delle operazioni metrologiche, metrologico vuol dire la misurazione, metri, effettuate dalle officine in sede di montaggio, riparazione, verifica e controllo, quindi controllo effettivamente che vengano effettivamente fatte la revisione, che non facciano come fa la revisione delle auto, che mettono solo dei timbri e basta, che quindi sia stata fatta proprio a riguardante la revisione. Allora, quindi può essere montato solo da officina autorizzata, certo, deve essere tarato, quindi come strumentazione prevista, deve essere tarato in base alla velocità prevista, in base allo sviluppo dei pneumatici e quant'altro, deve essere munito di sigilli, quindi chi effettua l'operazione
avrà una tessera personale della carta tachigrafica, quindi l'officina autorizzata hanno una carta tachigrafica, una per ogni dipendente. Il dipendente chiaramente deve aver fatto un corso per la casa, dalla casa costruttrice, quindi essere patentato sotto quel tipo di contratti che lavora. La tessera che usa il dipendente va sostituita ogni anno, la tessera che usa il dipendente tramite un pincolo suo, quindi risulta effettivamente chi ha effettuato le operazioni e quindi si riesce a risalire nel caso che ci sia qualche controllo che non va bene perché sono traroccati o meno. Chiaramente non deve essere manomesso, quindi tutto sigillato, deve avere una targhetta con informazioni di montaggio e deve essere controllato ogni 2 anni. Quindi ogni 2 anni, una volta era ogni anno, adesso ogni 2 anni la revisione. Poi con lo tachigrafo digitale lo scopo di registrare sulle carte tachigrafiche e su una memoria interna, perché è un computer, quindi dopo la registrazione sulla mia carta tachigrafica, che registra per 28 giorni, un mese, anche se poi registra di più, e non è che dopo scrive sopra, e dentro l'apparecchiatura registra per 365 giorni. È dotato di stampante interna, piccolina, su carta termica, segnale acustico che avvisa che non è stata inserita la carta tachigrafica, quindi si accende qui la spia della carta e suona. Cosa serve? Serve a registrare la distanza e la velocità, il lavoro dei poli conducenti, il tempo viene misurato in UTC, ok? Universal Time Coordinate, quindi l'ora di Greenwich. Adesso, sulle ultime, viene sempre misurato con questo qui, perché è stabilito come regolamento questo, come orario universale. Però, sulle ultime versioni, io in base a dove sono, lo posso regolare sull'effettivo orario che ci sono io. Il primo modello, invece, era sempre su questo, quindi sapevo io che ero in Italia, dovevo aggiungere un'ora o togliere in base all'orario solare. Quindi la stampa che me la dava sfalsata di un'ora, perché c'è un'ora di differenza. Adesso invece c'è la possibilità di interagire direttamente con la memoria del computer dello stesso e indicare il paese. Quindi automaticamente si registra lui quello che è l'orario effettivo. Poi anche qui, adesso quelli automatici che sono controllati dal satellite, non ho neanche bisogno di fare il cambiamento. Estate, inverno, quindi solare, ora solare, lo fanno direttamente, mentre prima invece dovevo anche ricordarmi di stato, di togliere un'ora, aggiungere un'ora, perché se no la stampa poi mi dava degli orari diversi da quelli effettivamente che io avevo guidato. Poi mi registra l'attività di uno o due conducenti, uno se siamo da solo, due se siamo in due, perché abbiamo detto che sono due slot, la prima e la seconda. Consente la lettura, visualizzazione, stampa di dati contenuti nella propria memoria e sulle carte tachigrafiche, quindi lo interrogo o la polizia interroga, vuole vedere i tempi di guida, mi stampa tutti i tempi di guida, vuole vedere i tempi di riposo, mi stampa tutti i tempi di riposo, vuole vedere la velocità, ad esempio, mi stampa la velocità. E quindi in base a quello che io gli imposto, lui mi stampa. Poi, il controllo, inserimento e estrazione delle carte tachigrafiche e possibilità di trasferimento dei dati su supporti esterni. Quindi c'è la possibilità, chiaramente tramite una penna o comunque anche Bluetooth, di trasferire i dati interni ad una memoria di massa della ditta, in modo che la ditta abbia per ogni singolo crotachigrafo, in base anche se lo usano persone diverse, perché chiaramente il crotachigrafo ogni volta che viene inserita la tessera, registra il nominativo della persona che sta usando. Quindi la ditta può avere immediatamente il controllo di tutto, di come è stato utilizzato quell'autoveicolo, chi ho guidato, se hanno commesso le infrazioni, se hanno rispettato i tempi di guida. Gestione delle attività di controllo e di autotest di funzionalità. Quindi anche la polizia può interrogarlo, anche la polizia ha la possibilità, o il collega direttamente sul suo computer, o una penna, o comunque mi fa fare la stampa, può effettivamente effettuare dei controlli. Poi è composto da una unità elettronica di elaborazione, quindi un computerino, un trasmettitore che ha il compito di rilevare il segnale al cambio ed inviare sotto forma di impulsi elettrici all'unità di elaborazione, le carte tachigrafiche e interfacce per inserimento, quindi verifica che la carta tachigrafica inserita non sia scaduta o che non sia danneggiata. Una stampante piccolina, un display che permette di visualizzare i dati che l'apparecchio registra di quei contenuti sulla memoria, che mi serve anche display per programmarli, perché
Anche qui ci sarà un menu, inserisco io se sono i tempi di guida, tempi di riposo, questo lo posso fare io perché l'apparecchio quando io parto mette in moto, lui parte subito predisposto per partire sulla guida. Se io non voglio fare la guida subito, ma che lo metto in moto e magari perché voglio scaldare, voglio caricare quelli che sono in serbatoio dell'aria e nel frattempo vado in ufficio, mi piglio il bollo e tutto, non, lo devo programmare io. E metterlo in alternazione su una freghetta e poi quando parto partirà sulla guida, quindi lo devo riprogrammare. E se no, lui normalmente è predisposto per andare subito in guida. Oppure quando mi fermo, devo segnare io appunto che sono in riposo. Un avvisatore acustico visivo che mi indica appunto che la carta non è inserita bene o che è danneggiata o che è finito la carta, no, la carta grafica non è inserita. O che è finita la carta termica. Oppure quando manca un quarto d'ora, che ho già fatto le mie 4 ore e 1 quarto, manca un quarto d'ora e 4 ore e mezza, mi avvisa Ciccio, per un quarto d'ora cerca di fermarti, trova un'area e quindi mi avvisa con un avvisatore acustico. Poi, funzionamento del pronto attivo digitale, inserita una carta, riconosce quale modalità di funzionamento deve attivare, funzionamento effettivo, quindi carta del conducente. Verifica carta di agente funzionamento e controllo, quindi gli agenti hanno la propria carta che hanno un chip diverso, quindi il computer lo legge e sa che è una carta di un controllo. Calibratura test, quindi la carta dell'officina o funzione aziendale, la carta di azienda. Quindi da qui evidenziamo che ci sono 4 tipi di carta tachigrafica. Se si tratta di un conducente, inserisce la propria carta nella propria fessura e tramite il commutatore, che è questo qui con le freccette. Seleziona il campo di registrazione che corrisponde all'attività specifica che si accende effettivamente a compiere. Ripeto, se parto subito, lui automaticamente va in guida. Non devo... Cioè, all'inizio metto la carta di grafica, mi chiede se sono proprio io, mi dice buongiorno Pippo, cosa hai fatto? Mi chiede conferma se io, quando ho tolto la carta tachigrafica, ho fatto riposo, perché io quando ho lasciato in mezzo, ho messo a riposo e ho tolto la mia carta. Però può salirci un'altra persona, perché in mezzo magari non è solo a mia disposizione. Una ditta può salirci un'altra persona. Se è l'altra persona che sale, lo strumento è stato chiuso sul riposo. Lui me lo chiede, l'ultima cosa che hai fatto riposo? Se io l'ultima cosa non ho fatto riposo, perché sono andato in mezzo, no, metterò che ho fatto delle guide. Quindi registrerò chiaramente nella carta tachigrafica con effettivamente cosa ho fatto l'ultima volta. E poi di conseguenza poi metterò che sono pronto per la guida, allora partiamo. Quindi guida anche a voi, eccetera. Carte tachigrafiche, abbiamo detto che sono 4, abbiamo detto che vengono rilasciate nella Camera di Commercio, dove io ho della ditta, la sede legale, del conducente, dove ha la residenza, hanno validità 5 anni, eccetto quello dell'officina che vale 1 anno. Allora, quella dell'autista cambiano i colori, quello dell'autista è l'unico che ha anche l'obbligo della fotografia, ok? Chiaramente riporta anche il numero della patente, quindi ogni volta che io devo cambiare la patente perché ho preso la CQC, perché ho fatto la visita medica e quindi ho rinnovato la patente, devo cambiare carta tachigrafica perché ci deve essere corrispondenza tra il numero della patente e il numero riportato sulla carta tachigrafica. Quindi non posso andare. Anche se sono sempre io, però la polizia mi può contestare, dice, ma qui c'è un numero, c'è un altro numero, quindi potrebbe dare una sanzione. Poi quella dell'officina che è 1 anno, che è di colore rosso, quella di controllo, che controllo può essere la finanza, può essere la polizia, può essere i carabinieri, quindi gente che ne fa richiesta, di colore blu, e quella dell'azienda, che non mi ricordo se sono gialle, boh, non lo so, mi sembra gialle, 5 anni. Ok, che l'azienda sarà riportati chiaramente i dati dell'azienda stessa. Ognuna è dotata di un microchip che ha la possibilità di memorizzare, loro dicono solo 30 giorni, ma è chiaro che memorizza molto di più, arriva anche 1 anno di memorizzare. Sono riportati tutti i dati del conducente, quindi nome, cognome e tutti i suoi dati. Allora, conducente fondo bianco, 5 anni, durante la guida registra i tempi di viaggio, sosta, velocità e distanza e gli eventi. Quindi la stessa cosa che mi registra sul computer, sul crono, mi registra sulla testa. La carta tachigrafica è personale, non può essere ceduta neanche in caso di temporanea sostituzione alla guida. È come la patente, quindi me la devo sempre tenere in tasca, se non sono sul camion. I requisiti per averla sono essere titolare di almeno
una patente o C1 o C o D1D, essere residente in Italia e non essere già titolare di alta carta tachigrafica. Quindi se io sono un rumeno e ho preso la carta tachigrafica in Romania, non posso avere anche la carta tachigrafica italiana, perché me ne vengono rilasciate solamente una. Il conducente è obbligato ad utilizzare dal momento in cui prende in consegna un veicolo fino alla sua consegna. La carta deve rimanere nel taschigrafo anche durante il periodo di riposo fruito a bordo. Quindi sono in cuccetta, lascio la carta dentro il cronologico. Non sono in cuccetta, arrivo a casa la sera, smonto dal mio veicolo, me ne vado a casa, la tolgo e me la metto nel portafoglio. Poi, secondo, rosso. Con i PIN, per cui in questo caso sono più controllabili. Vale solamente un anno, si rinnova automaticamente, serve per la calibrazione, la programmazione del tachigrafo e la manutenzione. Quindi è riservato solamente all'officina autorizzata. Quindi identifica l'officina autorizzata dall'autorità nazionale competente per l'attivazione, calibrazione e scarico dei dati. È rilasciata dalla Camera di Commercio in cui l'officina richiedente ha la propria sede entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della domanda. Ecco, ricordiamoci, perché c'è una domanda che mi chiede quanti sono i giorni di tempo previsti dalla Camera di Commercio per il rilascio. Sono 15 giorni. Unitamente alla carta viene rilasciato al richiedente un codice di accesso, solamente, ripeto, per l'officina, quindi viene identificato il singolo operatore, il singolo tecnico che lo utilizza, con modalità che consente appunto di mantenere la riservatezza. L'officina può richiedere più carte, ognuna attribuire ad un tecnico specializzato, che potrà operare soltanto se in possesso di uno specifico attestato di formazione rilasciato dall'azienda produttrice del tachigrafo. Poi, con l'azzurro, quella del controllo, quindi polizia, questo cos'è l'esempio, polizia stradale. Controllo i dati registrati sul proprio tachigrafo, dei tempi di lavoro e velocità, con stampa e scarico dei dati. È rilasciata alle autorità deputate di controllo tecnico-amministrativi in materia di sicurezza sul lavoro e alle autorità di polizia, quindi potrebbe essere l'ispettorato del lavoro, potrebbe essere la Guardia di Finanza, potrebbero essere i carabinieri, potrebbe essere la polizia. I pompieri no, perché non sono autorizzati a controllare i dati. Le carte dell'autorità di controllo consentono l'ispezione dei dati della carta del conducente archiviati negli ultimi 8 giorni e della memoria del tachigrafo, nonché l'ispezione dei dati archiviati dall'impresa nell'ultimo anno. Consente la conservazione di almeno 230 file di controllo, tenendo traccia dei dati delle attività di controllo, quindi data, ora e tipo di controllo. L'ultima, fondo giallo, quello dell'azienda, anche questa vale 5 anni, non si rinnova automaticamente, quindi devo ogni volta, come anche quella del conducente, devo ogni volta presentare domanda alla Camera di Commercio quando scade. Guardiamoci, con la carta tachigrafica devo fare una richiesta, visto che ci impiegano 15 giorni prima, 15 giorni ad Aimera, almeno 15 giorni prima della scadenza. Perché se io faccio la scadenza e la Camera di Commercio ci impiega 15 giorni a darmela, io per 15 giorni non posso lavorare. Perché quando io inserisco la carta tachigrafica, il tachigrafo mi dice: Ciccio, è scaduta, sono tenuto a casa, ok? Quindi non mi fa lavorare. Quindi è per quello che devo ricordarmi di fare la richiesta almeno, poi la facciamo anche un mese prima, in modo che quando questa scade, perché quella nuova mi viene rilasciata il giorno dopo che mi scade questa, però io ho quella che scade, quella nuova già in tasca. Una volta che sono arrivato al giorno, inserisco subito e non rimango fermo. Quindi quello dell'azienda, dicevo, identifica la società, permette di vedere i dati di viaggio, scaricare o stampare i dati di viaggio di tutti i veicoli dell'azienda muniti di tachigrafo digitale e consente di bloccare o sbloccare con il tachigrafo. Quindi io con la stessa tessera posso controllare tutti i miei camion. Adesso non so, c'è un limite massimo, adesso non mi ricordo se è 300 o meno. Comunque, ho una buona quantità di memoria per quanto riguarda il mezzo. Posso bloccare un veicolo in modo che non voglio che un autista, magari lo sto licenziando, o comunque non voglio che l'autista usi il suo mezzo, o comunque usi il mezzo, posso bloccare con il tachigrafo così lui non può utilizzarlo. Il rilascio è sempre 15 giorni lavorativi, come abbiamo visto, dal momento della ricezione della domanda, la sua validità amministrativa è di 5 anni, alla scadenza il rinnovo avviene su nuova istanza dell'azienda, a presentarsi alla Camera di Commercio competente come quella dell'autista. In caso di furto, smarrimento o malfunzionamento, la carta viene sostituita su richiesta dell'azienda e rilasciata entro 5 giorni dalla data della domanda. Ecco, in caso di furto o cosa, la Camera di Commercio
diventa un pochettino più veloce e magari lascia 5 giorni, solamente in caso di scadenza che vogliono 15 giorni di tempo. Allora, inserimento, la carta di viaggio ce la facciamo ancora, sì. Il conducente deve venire con la chiave di accensione inserita e a veicolo fermo, quindi 400. Deve essere inserita nella sgottuno se il cronotachigrafo lo riconosce e se il cronotachigrafo lo riconosce visualizza sul display nome e cognome del conducente. Quindi anche se siamo in due, chi inizia a guidare la mette nella sgottuno. Per il secondo autista va inserita la carta tachigrafica nella sgottuno. Prima di estrarre la carta a fine giornata lavorativa è necessario impostare il selettore del cronotachigrafo nella modalità tempi di riposo. Quindi qua con le mie freccette tic, 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 mi compare qua il lettino. Posso togliere la carta. Inserimento della carta tachigrafica del conducente deve venire con la chiave di accensione inserita al veicolo fermo. Deve essere, beh, questo è quello di prima, tutte due volte. Poi, eccolo qua. Quando il veicolo viene impiegato in attività che esulano dal campo di applicazione della normativa sociale, il conducente deve selezionare attraverso il selettore la modalità autoscope. Cosa mi hanno detto? Arrivo sul piazzale, mi fermo, mi devono destinare un'area dove io devo scaricare, che magari è distante 200 metri. Quindi sono in pausa perché nel frattempo mi hanno detto, ah, non ti scarichiamo subito, vai in pausa. Io ne approfitto, visto che sono lì a fare niente, posso mettere in pausa, riposo. E quindi nel frattempo che sono in pausa non posso interrompere la pausa, perché mi hanno detto, se la mia pausa è minore di 15 minuti, non viene considerata pausa, ma viene considerata guida. Quindi, per evitare di interrompere la pausa, metto su auto il cronotachigrafo, segnare che il veicolo si muove, però non va a intaccare la mia pausa. Quindi, il periodo che sono in pausa viene mantenuto. Ok? Quindi, lo posso utilizzare, ripeto, per tragitti corti e una velocità limitata, perché se mi sembra subito già ai 30 km/h, lui parte in guida, anche se l'ho messo in auto, quindi è proprio uno spostamento minimo minimo, quindi 20-25 all'ora. Se arrivo ai 30, lui lo identifica già come una guida, quindi cancella l'auto e va in guida. L'estrazione della carta del conducente può avvenire solo al veicolo fermo e con azione volontaria, quindi da sola non si stacca, devo io prendere. In caso di rimorchio, danneggiamento o furto della propria carta tachigrafica, il conducente ha tempo 7 giorni per richiedere alla Camera di Commercio il blocco o la sostituzione della carta stessa. Perché? Perché magari sono fuori, non sono a casa mia, quindi sto facendo una linea, sono all'estero. Quindi posso rientrare a casa prima di chiedere il duplicato. È possibile guidare sempre la carta per un periodo massimo di 15 giorni, però attenzione, devo segnare manualmente cosa sto facendo. Dietro la carta della stampante c'è anche lì un grafico a rete dove segno con la penna, sto facendo guida, sto facendo riposo, quello che ho fatto. È comunque consentito viaggiare con un dispositivo di controllo inefficiente per un periodo massimo di 7 giorni. Poi, in caso di guasto del cronotachigrafo, rivolgersi ad un'officina autorizzata, quindi anche all'estero ci sono officine autorizzate. Ci sarà un elenco delle autofficine autorizzate e vado presso un'officina autorizzata che conosca il mezzo, lo strumento che ciò prende. Se si sta effettuando un viaggio di durata superiore a 7 giorni, il conducente deve provvedere alla riparazione del guasto nel corso del viaggio stesso. Quindi, oltre 7 giorni, se sono fuori 15 giorni, che magari sono in Turchia, in Russia o cosa, mi fermerò, troverò un'officina autorizzata e devo provvedere alla riparazione durante il viaggio. Se il viaggio è durato un periodo di 7 giorni, il conducente può provvedere alla riparazione del guasto al rientro della sede. Quindi lo posso fare poi presso l'officina dove vado normalmente. Provvede alla registrazione manuale della sua attività, quindi lo faccio manualmente, solamente cosa segno: tempi di guida, tempi di riposo e altre mansioni. Quindi, passando dalla guida di un veicolo munito di cronotachigrafo digitale analogico, chiaramente se ho iniziato l'attività sul cronotachigrafo digitale e salgo su quello analogico, nella parte posteriore del disco, quindi io ho iniziato, mettiamo, alle 8 del mattino su quello digitale. Alle 10 mi fermo, mi danno, ah, lascia questo camion, impegnati l'altro. Quindi io però dalle 8 alle 10 ho già lavorato. Quindi sulla parte posteriore del disco, dalle 8 alle 10 segnerò tempo di guida, poi metto il disco, metto tutti i chilometri e quant'altro, perché sul disco, o comunque se cambio veicolo, sul disco posso segnare tre veicoli differenti. È chiaro che devo portarmi sempre, oppure se inizio analogico e vado sul digitale,
chiudo il mio disco, perché lo devo chiudere, perché a un certo punto cambio veicolo, quindi chiudo il disco qua, segno che nella parte qui dove c'è scritto che ho cambiato veicolo e il mio disco me lo devo portare indietro, perché io, la polizia mi controlla le mie 24 ore, quindi non posso dire, ah ma dalle 8 alle 10 ho lavorato su un altro veicolo, fammelo vedere, e fammelo vedere, non c'è il disco, non posso farlo vedere, o viceversa. Poi, in caso di smarrimento, danneggiamento, furto della carta archiviata, il conducente deve. Quiz che troviamo tutte bene. Ad inizio di giornata lavorativa deve stampare lo scontrino dei dati tecnici, riportandovi manualmente il proprio nome, il numero della patente e indicando eventuali altre attività compiute lontano dal veicolo. Al termine dell'attività lavorativa deve stampare lo scontrino contenente i gruppi di tempi registrati dell'apparecchio, completando con il proprio nome, numero della patente e firma. Deve compilare giornalmente il retro dello scontrino con nome, numero della patente, targa del veicolo, luogo di partenza, luogo di arrivo, chilometri percorsi, data e firma, e deve trascrivere le ore di guida e di riposo. Poi, passando alla guida di un veicolo munito di prototipo analogico ad uno digitale, il conducente deve terminare la compilazione del foglio di registrazione, inserire manualmente sul cronotachigrafo digitale i tempi di guida e di riposo già effettuati dove avrà inserito la propria carta tachigrafica. Un veicolo munito di cronotachigrafo digitale ad uno analogico, il conducente al contrario deve stampare il scontrino della giornata lavorativa, compilare un foglio di registrazione ed inserirlo nel cronotachigrafo analogico. Poi, ma quanto è lungo questo capitolo? Ah, no, meno male, riusciamo a finirlo. Dalla memoria dell'apparecchio è possibile stampare le attività di una giornata, gli eventi, le anomalie, gli eccessi di velocità e i dati tecnici. Quindi, o lo stampo direttamente con la stampante, o con una chiavetta USB, o con un'altra chiavetta, o direttamente collego una stampante esterna. Quindi, modello, matricola, numero di omologazione, numero della versione del software del contachigrafo, che deve essere omologato chiaramente, valori caratteristici del veicolo, perché quando il mio veicolo, il contachigrafo, viene registrato, comunque revisionato, mettono tutti i valori caratteristici del veicolo, tra cui lo sviluppo lineare dei pneumatici. Quindi dobbiamo fare attenzione, se io dovessi cambiare nell'arco dei miei 2 anni di pneumatici perché cioè sono scoppiati e quindi devo cambiare i pneumatici prima, devo fare revisione perché se no io ho tarato magari con lo sviluppo di un pneumatico che magari era già consumato al 60%, quindi aveva uno sviluppo nuovo. Metto un pneumatico nuovo, è chiaro che lo sviluppo è diverso e quindi mi varia quella che è effettivamente la registrazione. Lo sviluppo ogni giro della ruota. Tenete conto, nell'arco di 8 ore che lavoro, quanti giri farà a ruota, quindi è notevole la variazione che vado poi a registrare. Per cui devo effettivamente anticipare il peccato della revisione. Poi la marcatura dei pneumatici, perché chiaramente ogni pneumatico cambia quello che è il battistrato meno, e la velocità massima messa dal limitatore. Verificare se il conducente ha superato i limiti massimi di velocità e determinare tra l'altro data e ora dell'evento e velocità massima raggiunta. Ce l'abbiamo fatta. Domani partiamo solo con i quiz. Non vi siete addormentati? Daria, ti sei addormentata? No, ancora. Andrea? Perfetto. Sono vivo. Ok, vi ringrazio. Se volete rivederla, che mi fa piacere, la trovate poi registrata. Ok? Va bene, grazie. Ci vediamo domani.